tornano gli appuntamenti con il Salotto a Teatro. Oggi abbiamo degli ospiti davvero eccezionali, ovvero Gennaro Cimino per la compagnia di danza Corper, che sono in scena questa sera qui al Teatro Comunale con Viviane Esque. Allora, c'è questo spettacolo che è poi dedicato a Viviani? Certo. Questo è un omaggio a Viviani che ho voluto fare, ma è uno spettacolo che nasce da molto lontano. Nasce un po' dalla mia formazione artistica, che ha compreso studi di danza contemporanea, studi di varie tecniche teatrali, studio di canto e altre cose. E Viviane nasce con me in questo lavoro per l'attualità delle cose, degli argomenti da lui trattati in tutte le sue opere. Per cui, vista l'attualità ancora a distanza di quasi un secolo di quello che lui ha scritto, sono appena, l'anno prossimo ci sarà il 70° della sua scomparsa, è stato per me molto interessante confrontarmi con la mia idea di contemporaneità e il lavoro di Viviani. Dobbiamo ringraziare anche Pino Attanasio per queste foto. Grazie. Che abbiamo visto. Che cosa ci dobbiamo aspettare, noi che non ancora abbiamo visto questo spettacolo? Vi dovete aspettare quello che vedrete. Quello che vedrete sarà un ritmo molto sincopato tra vari quadri, perché la rappresentazione che ho messo in scena con l'aiuto dei nostri collaboratori è una messa in scena fatta in tanti quadri. Diciamo che gli affreschi di popolo che ha fatto Raffaele Viviani nei suoi lavori parlano di tutta, ma di tutta la città, soprattutto degli ultimi. E io ho inteso comporre questo lavoro in tanti quadri. Quindi in corrispondenza al primo quadro, che è l'attesa, troverete delle persone che sono come dei panni stesi al sole. Poi ci sarà il quadro del lavoro, e quindi vedrete pescatori di cui li ha trattato, mendicanti e tante altre figure professionali. Poi ci sarà la scena della prostituzione, in cui ci sta Bambanelle Goppe Quartier, Celeste e tante altre figure che lui ha trattato. Allora, quindi è diviso in quadri. L'Esposito sulla scena con la tua bellissima voce. Grazie. Ma come nasce questa collaborazione? Questa collaborazione nasce che io e Gennaro ci siamo conosciuti perché lui è stato così carino da venire a vedere un mio spettacolo, aveva visti già altri proprio su Viviani e voleva vedere uno spettacolo su Viviani fatto da me, forse perché poteva capire in quale maniera più autentica io potessi trattare la materia Viviani, e si è proprio presentato e mi ha detto: io sono Gennaro Cimino, direttore artistico della compagnia Corper, ho intenzione di fare uno spettacolo su Viviani, volevo sentirti cantare Viviani così, senza paletti messi da un eventuale regista, ma così tu naturalmente come lo facevi, e ti propongo questa cosa. Naturalmente non era una proposta così semplice, non mi chiedeva di cantarlo così come l'avevo sempre cantato, ma è stato fatto un lavoro, grazie anche alle musiche di Vito, particolare, è stato scomposto e ricomposto, però senza togliere nulla di autentico alla lingua di Viviani e allo spirito, al corpo di Viviani. Dopo Caserta siamo già stati ad Avellino 3 giorni fa, siamo stati invitati dall'Università di Salerno nel campus di Fisciano, dove il giorno 20 faremo il nostro spettacolo per tutti gli studenti. Vorrei però poi spezzare anche una lancia a favore dei miei assistenti, che molto mi hanno aiutato in questo lavoro, perché è un lavoro che stanno 26 persone in scena, e loro sono stati, lei e Marianna, lui e Nicolas, sono già degli autori che fanno già cose loro in giro, anzi Nicolas sta avendo successo in tutta Italia, e io sono molto contento di condividere questa esperienza con loro. Diciamo che la cosa interessante è anche proprio, a parte la stima che diceva Gennaro, che è reciproca, poi anche l'aria che si respira, che non è una classica aria di compagnia un po', ma c'è proprio un confronto reale, anche perché no, un'aria allegra, si respira un'aria fresca tra sia gli interpreti, noi assistenti, lui, Lalla e tutti. Quindi questa è la cosa principale, che c'è una vera voglia di lavorare e condividere l'arte. Che è quello.